Al parlamentare del Movimento 5 Stelle, la prima questione che vorrei porgli è se saliranno al Quirinale per le consultazioni, perché è uno dei capitoli aperti, se il Movimento 5 Stelle andrà da Giorgio Napolitano. Prima domanda, farete parte, parteciperete alle consultazioni, andrete al Colle? Io credo che queste consultazioni siano una messa in scena perché è stato già tutto deciso fuori dal Parlamento, Renzi ha già incontrato Napolitano, Letta ha incontrato Napolitano, quindi evidentemente i giochi li hanno già fatti. Crediamo che se davvero avessero avuto a cuore le sorti del Paese sarebbero prima venuti a fare un passaggio parlamentare per capire se Letta era davvero sfiduciato o meno dal Parlamento. Dopodiché probabilmente si sarebbe potuto aprire un dibattito su quale doveva essere il nuovo governo e probabilmente, come diciamo noi, si sarebbe scoperto che la cosa migliore per gli italiani è andare di nuovo al voto, magari con una legge elettorale nuova, ma andare al voto per avere una maggioranza vera e consistente in Parlamento. Ecco, voi chiedevate il passaggio in aula, però in mezzo c'è la riapertura dei mercati e il rischio che la speculazione torni a mordere. Questo è un argomento che va avanti e decide le sorti del Paese da ormai 3 anni. Noi crediamo che bisogna fare le cose giuste per il Paese, poi i mercati chiaramente seguono un po' l'andamento politico di una nazione, ma non possiamo farci condizionare politicamente dai mercati, è un fallimento a priori. Valentina, un'ultima questione. Visto che l'orizzonte politico che si è dato Matteo Renzi è quello di un governo di legislatura, ha parlato di legislatura costituente, il Movimento 5 Stelle è pronto a riscriverla con Matteo Renzi e con le altre forze politiche, la Costituzione? Siete pronti a partecipare ad un governo di legislatura e a riscrivere la Costituzione con il PD di Matteo Renzi? Noi siamo sempre pronti, abbiamo sempre dimostrato di valutare sempre nel merito quello che arriva in Parlamento. Il problema è che la maggioranza che sosterrà Renzi è la stessa che sosteneva Letta e che sosteneva Monti. Quindi io mi chiedo, ad esempio, Renzi porterà in aula finalmente una discussione sulla legge anticorruzione oppure sul conflitto di interessi e chi gliela voterà? Alfano del nuovo centrodestra, perché la maggioranza è sempre la stessa, avranno comunque a che fare con gli Schifani, con i Giovanardi, con gli Alfano, quindi la mia opinione, la nostra opinione è che non cambierà nulla, perché su alcune riforme che servono al Paese Renzi come gli altri non avrà i numeri in Parlamento per farle andare avanti, se deciderà di farlo, di portarle avanti, perché io non credo che sia un reale cambiamento di vedute politiche. Ma ci potrebbero essere dei voti che fuoriescono dal vostro movimento? Ma io non credo, anzi credo che probabilmente qualcuno del PD vorrebbe passare da noi in questo momento perché la delusione è forte tra quelli del PD. Grazie Valentina, grazie all'onorevole Di Stefano. Domande. Grazie, grazie. Vedevamo che sorrideva il professor Pasquino. A proposito di quel che diceva...